Gli italiani stanno commettendo un grave, un gravissimo errore, perché voi non dovete mai, mai prendersela con i poveretti. I poveretti sono anche loro vittime, ricordatevelo. Voi dovete prendervela con i mandanti. Sono i mandanti con cui dovete prenderla. Il problema è che i mandanti sono molto furbi. Sono molto furbi perché riescono a nascondersi dietro. I grandi manovratori sono molto bravi e il popolino italiano che comunque si abbevera alla fonte del dio calcio, che è una grandissima arma di distrazione di massa, non sa neanche chi sono i mandanti. Se voi vedete i politici, che sono comunque gli autori, i pupazzi in mano a questa gente, se andate a vederli, hanno tutti i rapporti con i mandanti. I mandanti sono anni che lavorano per la distruzione, scusate, dell'Europa occidentale. Non fate questo gravissimo errore di pensare che i problemi futuri che noi avremo arrivano da sud. Il problema maggiore ce l'avremo da est. Segnatevi bene quello che vi dico, eh? Il problema maggiore li avremo da est Europa. Non sapete neanche i problemi che stanno per arrivare. La distruzione dell'Europa è pianificata da anni. Dobbiamo tornare indietro almeno 30 anni. Ovviamente è stata pianificata con un lavaggio culturale ai danni delle popolazioni occidentali, fra cui quelle italiane. Si è partito anni fa con un lavaggio cerebrale, si è partito con Happy Days. E poi si è sempre andato avanti. Oggi abbiamo a che fare con una popolazione italiana, tedesca anche, e europea, completamente lobotomizzata, completamente lavato il cervello. Lo spostamento di masse è deciso dai mandanti, i quali detengono il potere economico, monetario, e quindi controllano le varie multinazionali, le quali controllano chi presta soldi e chi ti ricatta. E il loro lavoro di distruzione, partito anni e anni fa, sta ancora continuando. Fanno leva sui vari ignoranti nazionalisti di vari stati, creano casini. Finanziano casini, finanziano problemi, finanziano cialtroni politici, i quali hanno tutto interesse a creare scontri, per poi, una volta creato il casino, i contrasti, le guerre, i problemi, arrivare poi come salvatori della patria con i fondi monetari che loro controllano. Loro controllano, ti prestano soldi, prendono il controllo della tua banca centrale, soprattutto prendono il controllo attraverso la moneta, attraverso il ricatto, attraverso i politici, per avere tutta una serie di poveracci da poter sfruttare. L'Europa occidentale diventerà quello che era 15 o 20 anni fa. Magari il mondo cinese, il mondo europeo, noi saremo i poveracci, gli schiavi, i servi, gli straccioni del mondo ricco. Il mondo ricco non vuole un mondo europeo avanzato, ma vuole tenere due blocchi. E noi in quei blocchi lì siamo gli zerbini, siamo gli schiavi.
L'Europa occidentale, unita anche poi all'Europa globale, cioè penso anche quella dell'Est, sarà formata da masse di poveracci senza identità, disposte a lavorare per 6, 700, 500 euro, 700, fino a livellare tutto, tutto. Sta rimanendo fuori un po' la Svizzera perché non fa parte dell'Europa, è una nazione extracomunitaria, sono extracomunitari lì, ma il resto dell'Europa, Germania compresa, arriveremo a quel livello. Quello vogliono loro. Le grandi multinazionali vogliono schiere di ragazzi italiani in fila a lavorare per 500-600 euro. Sono i mandanti con cui ve la dovete prendere, non sono i poveracci. I mandanti, l'ho detto chiaramente chi sono i mandanti, l'ho detto anche in televisione con Lili, l'abbiamo detto io e lui. Siamo forse gli unici che hanno avuto i coglioni di fare veramente nomi e cognomi in televisioni nazionali. Sono loro i mandanti. Tutte le varie cose che io sento in Italia, destra, sinistra, tutte queste qua, sono tutte puttanate. Loro hanno solo interesse a dividere la gente. I politici italiani, guardate che appena si ventila il fatto che voi pensate di andare a votare, cambia qualcosa, li prendono per le orecchie e sono tutti lì, pupazzetti in mano a queste persone. Io spero che almeno la gente sappia che sta succedendo questo. Bisogna almeno essere coscienti. Almeno saperlo.